Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per indossare e salvare tra i completi salvati la sciarpa del completo la guardia, senza però il completo la guardia, quindi con altri completi vestiti che andrete a scegliere voi. Per fare questo glitch avete bisogno di un amico che si trova nella vostra sessione, dovrà diventare boss, quindi dovrà avere $1 milione in banca per poter diventare boss e dovrà invitarvi nella sua organizzazione. A questo punto voi dovete accettare l'invito, quindi diventare la sua guardia. A questo punto dovete recarvi in un qualsiasi negozio d'armi, quindi in qualsiasi ammunition di GTA. Una volta fatto ciò dovete andare dove ci sono questi vestiti, queste felpe, e in alto a sinistra deve comparire l'opzione premi freccia destra per provare le parti superiori. Voi dovete vedere questa icona, questa opzione. A questo punto dovete dire al vostro amico di cambiare tutti gli stili da boss e da guardia fino a quando arriverete a questo completo, ovvero quello con la sciarpa militare di questo completo da guardia. A questo punto dovete dire al vostro amico di fermarsi. Voi dovete semplicemente premere la freccia destra per provare le parti superiori con questo completo da guardia con la sciarpa militare. E a questo punto, una volta che sarete su vestiario, diciamo, per scegliere quali vestiti indossare al personaggio, dovete premere il cerchio, quindi per uscire dal menu dei vestiti. A questo punto il vostro amico dovrà semplicemente andare su stile boss e mettere nessuno, quindi mettere nessuno stile boss e guardia. A questo punto il vostro personaggio avrà il completo da guardia con la sciarpa militare, comunque sia quello che avete selezionato prima, invece che il completo normale che avevate prima di fare questo glitch. A questo punto vuol dire che il glitch è uscito correttamente, dovete premere la freccia destra nel menu dei vestiti. E a questo punto potete cambiare qualsiasi vestito a vostro personaggio, indossare una nuova maschera, occhiali, cappello, cuffie, guanti, pantaloni, scarpe, anche felpe, anche comunque sia parti superiori, tipo felpe, magliette, senza che la sciarpa si tolga. Quindi una volta che avete fatto questo glitch potete salvare il completo, tra i completi salvati. Al momento il completo rimane anche dopo l'auto Lowrider, ovvero la Tornado, aggiunta nel gioco di GTA. Quindi potete fare questo glitch ancora adesso, funziona ancora per avere e salvare i completi la guardia. Non so se funziona anche quello per salvare i completi da boss. Comunque sia in descrizione troverete i due glitch che ho mostrato qualche giorno fa, o comunque sia qualche settimana fa, dove potete salvare i completi da boss e i completi da guardia. Per salvare i completi da guardia il glitch è ancora tuttora funzionante, mentre per salvare i completi da boss non lo so. Però comunque sia, se volete potete provarlo, perché tanto è molto molto semplice e veloce da fare, sia quello per salvare i completi da boss e anche quello per salvare i completi da guardia. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui vari social network, e da OrcoVerde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!